è una partita che sulla carta non lascia tanti dubbi sui risultati, però insomma, il campo si sa, e Vicenza ha fatto degli scherzi che ci fa stare un po' in apprensione. È anche vero che sbagliare è vietato. Sì, tutto vero quello che dici, anche se è chiaro che le partite per quanto riguarda noi, ma non solamente noi, nascondono sempre molte insidie, anche quella di Novara, ma non voglio soffermarmi tanto sulla partita di Novara, ma più che altro su quello che dovremmo fare noi, per non cadere negli inciampi che abbiamo già dimostrato di cadere, che siano di una partita intera, come Fiorenzuola, onestamente. Come di Legnago, ma è un secondo tempo che non è stato fatto nel migliore dei modi. Non, ci stiamo lavorando sotto questo punto di vista per toglierci queste cose qua sulla convinzione. Ma io credo che ci siamo detti tutto quello che si poteva dire. Adesso dobbiamo andare a fare la prestazione giusta, seria, per cercare di vincere sempre le partite. Noi non possiamo fare altro che questo perché la nostra classifica ci chiede questo. E siamo pronti e preparati per quello. Se poi succede quello che non deve succedere, siamo sempre a farci le stesse domande. Io non sono un po' stufo di farci le stesse domande e mi metto alla prova io, come se devono mettere alla prova anche i ragazzi che devono superare anche dei momenti di difficoltà che la partita la può contenere. Perché non pensiamo che andiamo a Novara. Novara nelle ultime partite sta facendo un pochettino meglio, recupera le partite, sta dimostrando di recuperare le partite quelle che non abbiamo dimostrato noi. Se lottano per non retrocedere, noi chiaramente dobbiamo cercare di pareggiare almeno la loro voglia, la loro rabbia, la loro voglia di conquista di punti, al di là che ci siamo noi di fronte o altri. Che indicazioni dà la partita della settimana che abbiamo visto in Coppa Italia contro la Triestina? Ma sai, tutti sono tanto contenti perché abbiamo vinto con la Triestina, ma perché il cognome era Triestina. Io sono stato contento di aver vinto con il Pro Sesto, sono stato contento di aver vinto con la Triestina. Mi faccio ingannare dal cognome o del nome della squadra che affrontiamo. Ottima indicazione, sicuramente, perché la prestazione è stata fatta bene, abbiamo guardato un po' le cosine che abbiamo sbagliato, perché qualche errore c'è stato, ovviamente. Però possiamo dire che, visto che ha giocato una squadra diversa, tutti hanno dato delle risposte, chi più chi meno, confortanti sul proseguo, almeno sull'indirizzo che ha proseguito questo campionato, che abbiamo come primo indirizzo quello della sosta natalizia, dove dopo c'è una sosta vera, quindi forse è l'unica che c'è durante il campionato, dove gli diamo il primo assaggio anche di quello che abbiamo veramente fatto da luglio a dicembre, insomma, ecco. Vediamo quanti punti mettiamo insieme, che devono essere il più possibile ovviamente, e così almeno si riesce anche a dare un grado di giudizio più veritiero. Se hai tutti a disposizione, a parte Cataldi e Pasini, hai tutti a disposizione, quindi puoi No, non scegliere. avrò Fabio Scarsella perché ho avuto l'infortunio dopo la partita con la Pro Sesto, non avrà per qualche settimana. Scarsella, ah, che qualche settimana. Sì, ma uno stiramento, i Ah, 20 giorni ok. clini, sono già passata Sì, una una settimana. settimana. Fausto che rientrerà credo con la squadra lunedì, passi un po' un momento che sicuramente lo aspettiamo anche perché noi possiamo essere una parte importante per lui in questo momento qua, per superarlo, però verrà a vedere la partita domani e poi da lunedì sarà dentro. Abbiamo uno o due situazioni di malanni che valutiamo un pochettino domani, anche perché sono malanni di stagione e possono anche passare. Ma scusa, ecco, tanto per non far nomi, Ecco, se no sì. poi viene fuori il ginocchio un giorno. Il ginocchio di Ferrari, com'è? Cioè, Ferrari, come Ah, sta? siamo passati al ginocchio di Ferrari, erano i malanni, No, adesso cosa invece c'è di infatti io Ferrari? volevo capire se erano malati No, il recuperabili. Ma sì, raffreddore è. no, ecco, magari qualche giorno che un giocatore, soprattutto 2 giorni che si allena poco, dove andiamo domani, però verrà Pellegrini, Ah, quello no, 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 diciamo. no, no, non è Ferrari, Basta. perché io parlavo di Ferrari, tu. No, 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 Ah, Ferro no, sta ok. bene, si è allenato bene, ha fatto una partita, ha recuperato, È a posto. posto il Sì, ginocchio. sì, sì. E scusami, poi ti finisco. I Erardi come sta? Bene. Posto. Sì, nessun tipo di problema. Che lui ha giocato tutta la partita, ha fatto una buona partita. Come l'ha fatto anche altri, ha Sì. recuperato bene. Adesso vediamo domani.
di scegliere la squadra migliore. Più lui o più De Corpi? Ma non lo so, onestamente. A parte che non direi mai una cosa prima a voi, okay, certa, e okay, anche alla mia squadra, però ripeto, in questo momento credo anche sia per la squadra così. Sì, almeno quello che vedo io è una squadra che è pronta tutti a giocare, tutti a entrare, ripeto, una partita dura 50-60 minuti e poi entra un'altra squadra in campo, quindi tutti devono essere pronti. Però siamo in un buon momento, tanti stanno facendo bene e sono contento che martedì tutti hanno dimostrato, anche quelli che giocano poco, insomma, di esserci, di essere sul pezzo, questo è fondamentale. Scusa, per chiudere questo discorso, assenza e non assenza, eccetera. Visto che Scarsella non ce l'hai, pensi di giocare comunque con un altro, perché hai detto ci può essere Proia, con il trequartista, chiamiamolo così? Ma come... sai, sì, sicuramente cercherò di mettere in campo una squadra che abbia anche delle caratteristiche di inserimento, soprattutto perché, ripeto, soprattutto quando abbiamo in campo giocatori che non hanno la posizione della punta centrale, perché parliamo di La Morte o di Jimenez quando gioca davanti, insomma, abbiamo bisogno di inserimenti, abbiamo i giocatori che lo sanno fare, non solamente in Proia, ma anche in Greco è uno che si inserisce molto, e anche Tronchin si inserisce molto, poi magari difetta un po' nel tiro in questo momento, anche se in allenamento dovessero essere ci fa vedere altre cose. Però, insomma, no, bene, ci sono le alternative, ci sono i giocatori che possono giocare, non, assolutamente ho il massimo del potenziale a disposizione, poi chiaro può sempre mancare qualcuno. Devo dire che arrivati a dicembre, che manchino solo uno o due giocatori, è una bella cosa anche per noi, vuol dire che insomma le cose sono state fatte per bene. Scusami, al di là dei nomi, no? Tu la settimana scorsa avevi superato l'atteggiamento, al di là dei nomi, l'abbiamo visto in settimana, ma soprattutto nel secondo tempo, in vantaggio, con un pressing alto, un continuo, raddoppio, triplica. Quindi atteggiamento, era questo che tu chiedevi, che te chiedevi e chiedi. Ma sì, è chiaro, ma io l'ho sempre chiesto all'inizio, questa squadra credo che l'abbia fatto vedere a tratti, secondo me a tratti, anche tanti tratti l'ha fatto vedere, e altri no, ma la mentalità che devono avere, che abbiamo sempre cercato di portargli, è quella di un se possibile di stare molto alti, poi dipende anche da c'è la squadra avversaria, e anche a volte si sceglie anche di non essere molto aggressivi perché magari la squadra avversaria non ha un grande palleggio, quindi gli si concede il palleggio per poi colpirli in altre maniere. Insomma, nella partita ci sono tante partite e quando si vede l'avversario che è in difficoltà bisogna avere la forza di cercare di azzannarlo. E secondo me la squadra martedì, ma come anche con la Pro Sesto e altre partite, la squadra quando ha visto l'avversario nella difficoltà è stata brava ad essere molto alta, aggressiva e pragmatica. Ecco, perché finalmente riusciamo a essere anche un pochettino pragmatiche, abbiamo un'occasione, riusciamo a fare gol, ultimamente riusciamo anche a fare dei gol di più di quello rispetto a prima. Senti, quindi non voglio farti mancare la domanda su Jimenez, perché sennò... No, ma mi aggancio al fatto che è stato detto, a me è piaciuto come play, anche tu ho sentito che sei stato soddisfatto. Assolutamente sì, noi sappiamo di avere una bella una risorsa sotto quel punto di vista lì, per me Jimè, sai, dare un giudizio su una partita non è facilissimo, però noi lo vediamo tutti i giorni, quindi il giudizio ce l'abbiamo pieno. Per fare quel ruolo lì deve completarsi molto, deve avere la completezza della partita, perché non esiste solo la fase di possesso, esiste anche la fase di non possesso, le fasi della partita dove c'è da dirigere anche con la voce, deve crescere sotto quel punto di vista qua, ma ha tutto per poterlo fare. Dovrà trovare sicuramente un po' di continuità, adesso vedremo se riusciamo a dargli un pochettino di continuità in più, però sappiamo che abbiamo una risorsa lì, ma è una risorsa anche in altre zone del campo. Chiedo, ma tu lo vedi meglio play o ma a me quei giocatori lì a me piacciono molto più vicini alla porta possibili, perché possono essere, però non voglio dire una cosa perché altrimenti vado troppo in là, però io ricordo un mio compagno di squadra che giocava lì e poi ha giocato in mezzo al campo e è diventato un grande giocatore. Non voglio mettergli questa pressione a Jim, assolutamente, però i giocatori bravi secondo me sanno giocare in tanti ruoli di campo, però ci vuole la completezza del ruolo, che non è facile perché è un ruolo dove ci vogliono tante qualità, non solamente quelle tecniche.
Trunchin, ti chiedo, visto che parliamo di giocatori che adesso che ha cominciato a giocare un po' di più, un giocatore che ti ha convinto anche per le prossime partite, che comunque potrebbe avere ancora spazio. Assolutamente sì, perché io mi ricordo quando voi un po' eravate schiacciate un po' il naso quando c'è entrato con Padova, mi ricordo, però noi ragazzi lo vedevamo tutti i giorni, insomma, ha grandissima consistenza fisica, morale anche. È un giocatore che è sempre stato al suo posto, ha sempre lavorato in silenzio come altri, e quando ha avuto la sua occasione la sta cercando di sfruttare al massimo, ma d'altronde è quello che un allenatore vuole dei suoi giocatori, quello che hanno un'occasione cercano di sfruttarla, poi sanno che possono giocare dall'inizio, possono subentrare, ma anche lì mettiamo un punto su un giocatore sulla quale noi adesso possiamo contare decisamente. Qual è la cosa più difficile della partita di domani? Ed è più difficile l'inizio o questi secondi tempi che quando entrate sembrate essere un po' così? La cosa più difficile è quella di pensare di poterla vincere con grande facilità. Assolutamente non lo sarà, come non lo sarà facile neanche per le altre giocare contro questi tipi di squadre, perché se noi abbiamo una qualità medio-alta, loro magari non hanno una qualità medio-alta, ma sicuramente hanno nel carattere, potrebbero avere qualcosa in più di noi, nel senso che sono costruiti magari per avere un carattere realmente, fare campionati diversi, per non retrocedere. Noi dobbiamo assolutamente arrivare a quel livello, perché poi io credo che nella tecnica, in altre fisiche, potremmo essere superiori a loro. Ecco, la difficoltà è quella di pensare che se non la vinciamo entro i primi 20 minuti, a partire non la vinciamo più. Uh-huh. Ci demoralizziamo, il secondo tempo facciamo fatica perché non troviamo i pertugi. Non è vero, perché la partita dura 95 minuti e dimostra la Juve ieri che si può pareggiare e vincere la partita sempre, in qualsiasi momento. Non mi va bene. Il sintetico può dare qualche noia oppure... Guarda, io mi sembra di notare un bel sintetico. Io ci ho giocato 4 anni fa a Novara, mi sembrava un buon sintetico, ma onestamente così per noi, anche per loro, ci sarà il sintetico. Non credo che sia quello predominante, a meno che sia un sintetico veramente di ultimissima generazione, con la quale non credo, perché vedo che ci giocano tutti e ci giocheremo. Il problema del sintetico piuttosto avviene dopo, per i rimasugli che ti lascia un campo sintetico nelle giornate successive, non tanto nella partita, se questo è il mio giudizio, un po' per esperienza. Ti può lasciare nei giorni successivi qualche dolore che non eri abituato ad avere, ecco, questo.